acceso? Sì, ok. Bene, buonasera, benvenuto al dottor Di Somma o Federico Audisio Di Somma, insomma ci sono tanti cognomi. Sono molto contenta di questo evento che, ammetto, ho fortemente voluto personalmente. Noi siamo qui al secondo giorno di questa edizione di Robe da Matti, anzi da Robe da Matt. Il titolo dell'edizione di quest'anno è Contaminazioni biopsicosociali. Come mai questo titolo? Perché l'anno scorso, che abbiamo fatto un'edizione particolare e come credo che capiate tutti i motivi di questo, abbiamo fatto un'edizione soprattutto online ed era intitolata Il mondo al contrario, perché partivamo dall'esperienza del Covid, dal fatto che soprattutto nel periodo iniziale della pandemia molte esperienze si sono un po' ribaltate, cioè quello che era familiare è diventato sconosciuto, quello che era noto è diventato problematico, le cose quotidiane non sono più state tali, eccetera eccetera, quindi il mondo al contrario. Quest'anno, sempre sull'onda, dato che amiamo tenere conto del contesto sociale, di quello che avviene intorno a noi, abbiamo dato questo titolo di contaminazioni biopsicosociali, quindi partendo in qualche modo dalla pandemia, da questo tema della contaminazione, del contagio, per trasformarlo, per come possiamo fare noi, con una valenza anche positiva, perché contaminazioni, ciò che è contaminato è la vita stessa, come ben sappiamo, no? Noi viviamo di contaminazioni, di incontri con l'altro, di trasformazioni, di discipline diverse che si incontrano, e quindi abbiamo voluto dare questa doppia valenza al termine. Però contaminazioni ancora ci sono e siamo ancora dentro, e quindi parlare anche della salute in termini fisici e di tutto quello che avviene dentro e fuori di noi col nome di sistema immunitario, opneo, eccetera, eccetera, mi sembrava assolutamente fondamentale. Quindi abbiamo invitato molto volentieri il dottor Di Somma, anche perché credo che in questa fase ci siano molti parallelismi fra il nostro lavoro psi, che sia di psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, e quello di un lavoro in qualche modo rientrante nell'ambito immunologico, no? Noi siamo più abituati, ma ormai vi siete abituati anche voi, ci siamo abituati tutti, noi psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, al fatto che la nostra materia, quello di cui siamo un po' esperti, o forse proviamo a esserlo, sia un po', diciamo, sulla bocca di tutti, no? Perché è molto più facile dare un consiglio al vicino di casa, all'amico, non so, sull'ansia, sulla depressione, che non su un intervento a cuore aperto, no? È qualcosa che sembra di più nell'esperienza di tutti. Quello che abbiamo visto quest'anno, in quest'anno e mezzo, è che ormai questo avviene anche in altri ambiti, è avvenuto molto nell'ambito immunologico, no? Ormai sembriamo tutti esperti di qualche cosa che in realtà è talmente complesso che, dicevamo prima facendo due parole col dottor Di Somma, neanche gli specialisti, neanche i medici hanno poi così chiaro il quadro. E quindi, ecco, per fare un po' di chiarezza, per ripartire dall'inizio e per ripartire da chi di competenze ne ha tante, come vedete in questa prima slide, perché il dottor Di Somma è un esperto di medicine non convenzionali con molte collaborazioni sia con l'università, con l'Ordine dei Medici, con la Regione, e mi piace dire, perché condividiamo la stessa passione, che è anche scrittore. Ahimè. Quindi ti lascio la parola e ascoltiamo con grande interesse e piacere. Se capita qualche volta ti interrompo, se non capisco qualcosa e voglio dichiarare. Interrompi quando credi. Grazie. Anzi, mi piace se interrompo. Intanto grazie alla dottoressa Michele Gecele e al gruppo del Centro Studi Sereno Regis di questa bellissima iniziativa Robe da Matti. Siamo un po' matti sicuramente, perché in un mondo così inquadrato già chi si occupa non di una ultra specialità sembra un deficiente, e invece c'è tanto bisogno di queste contaminazioni. Anche qui in sala vedo che c'è un artista,
un medico, no, psicologo, psicoterapeuta, quindi ci sono persone che sono contaminate, a prescindere dai virus, o forse i virus, è un virus intellettuale, no? Del resto anche la letteratura, e farò dei cenni a vari libri, perché si intersecano questi mondi. Il tema che mi avete dato ammazzerebbe chiunque. Hic sunt leones, ho cercato di svolgere i compitini a casa da bravo chierichetto e vediamo se è anche piacevole. Ho cercato di fare una digestione profana di una materia che è altamente abbaziale, cioè la genetica, l'immunità, sono robe da laboratori futuribili, fantascientifici, e andremo probabilmente sempre più avanti in questi studi. Ma io partirei dalla preistoria, perché tutto parte da lì. Quindi, traducendo questo discorso, come dicevano le Einaudi, spiritus durissima coquit, cercherò di farvi una stracciatella che vada bene per essere digerita e spero piacevole. Allora, l'uomo preistorico aveva poi gli stessi problemi che abbiamo noi, ambientati a quell'epoca, perché comunque il mondo esterno è il mondo esterno, e dopo lo vediamo bene, e il mondo interno, oggi come millenni fa, deve adattarsi a questo. Quindi io dividerei subito, i nemici interni sono la propria salute, quindi campava chi era robusto, chi robusto non vuol dire Schwarzenegger, vuol dire che ha un sistema immunitario robusto, perché poi c'erano la selezione naturale e le epidemie. Quello che mi ha colpito, allargando il discorso, per esempio in Cina ci sono moltissime ricerche archeologiche impreviste, imprevedibili negli ultimi anni e non troppo conosciute. Hanno scoperto delle città enormi, magnifiche, scomparse. Voi direte, cosa ci vuoi dire? Voglio dire che gli archeologi sono andati a chiedersi come mai erano scomparse queste civiltà e quindi a cercare dei reperti di tipo guerresco. No, niente. Quindi scomparse in pochi anni, da una fiorentissima pandemia, punto. E in alcuni reperti, meglio conservati, in zone torbiere, eccetera, eccetera, hanno trovato appunto germi di pandemie. Quindi è chiaro che una pandemia tipo la spagnola del 1918 è diversa dalla pandemia 2019 da SARS-CoV-2, ma l'umanità è sempre stata accompagnata da epidemie piccole, ed ecco l'uomo primitivo che se la cavava, e da epidemie più grandi, oltretutto cibo, acqua, calore nel senso il fuoco. Immaginate un villaggio inquinato da salmonella o da residui fecali o da malattie tipo parainfluenzali, quel villaggio lì soccombeva, a prescindere dalle mazze. E i nemici esterni, lo sappiamo, sono il clima, gli animali feroci, i nemici. Poi raccolti in una civiltà più evoluta, l'ambiente generale. Allora, il primo punto che anche oggi noi conosciamo e studiamo è l'ambiente del macrobiota, cioè vale a dire, noi siamo esposti al mondo esterno, con un involucro esterno che è la pelle, altri organi che vediamo, ma se la pelle, scuoiandoci, facciamo, se va bene, uno scendiletto, se noi aprissimo l'intestino sono 200 metri quadri, quindi la vera domanda è, noi siamo esposti al mondo esterno, come? La risposta sicuramente di più con il tubo gastrointestinale, che sviluppa più di questa stanza, quindi fa entrare di tutto, compresi i residui metabolici, quindi immaginate cosa c'è nelle feci. Dopodiché i polmoni sviluppano circa 80 metri quadri, sempre distesi, immaginiamo, e la cute, se va bene, un metro e mezzo quadro. Quindi non facciamoci l'idea strana che noi siamo esposti all'esterno
con organi particolari, tipo le vie aeree. Le vie aeree sono pochi decimetri quadri, quelle superiori ovviamente. Quindi partiamo dall'alimentazione, e cioè dalle stalle alle stelle, no? Cioè, perché un'alimentazione è la base di tutto. Allora, gli antichi abitanti del pianeta si sa che mangiavano carne, ma non potevano mangiare troppa carne, massimo un terzo della dieta, perché sennò si ammalavano. Perché si ammalavano? Per le putrefazioni interne. Quindi già avevano capito, perché l'esperienza fa, che certo, poi i cereali e tutto il resto, però non potevano abbuffarsi di carne. E tuttora, oggi torniamo agli stessi concetti, ma con un grosso grado di evoluzione. Quindi, rispetto all'ambiente, visto che il tema dell'incontro è l'immunità in rapporto all'ambiente, l'individualità individuale, ci sono state modifiche fisiche di vario genere. Intanto la forma del cranio. La forma del cranio si è evoluta con l'evoluzione delle conoscenze. È come un computer che diventa sempre più, io direi un cloud, che diventa sempre più grosso, e anche la testa diventa sempre più grossa, non in un giorno. E così la forma delle mandibole, che è fondamentale, modifiche delle arcate dentarie, perché se prima strappi il cibo molto coriaceo, è chiaro che poi adesso si mangiano gli omogenizzati da bambino e comunque piccole fette di carne tagliate, carne cruda per dire, e cereali molto lavorati. Quindi questo tipo di modifica si è anche sviluppato attraverso una modifica dei denti, che dall'età primitiva a oggi è molto cambiato. Poi ci sono altre modifiche fisiche, adattamenti fisici. Questi comportano anche un adattamento immunitario, perché capite che se mangiamo cose di un certo tipo, o beviamo acqua di un certo tipo, o beviamo sidro o vino di un certo tipo, è diverso anche sul macrobiota, ma anche sull'immunità, no? Per esempio sappiamo che molto più tardi il vino che bevevano i greci e i romani era lontanamente simile a quello che noi beviamo adesso, doc o non doc che sia. Quindi per poter evolversi, adattamenti fisici, in particolare le mani, poi dalla condizione di primati che camminavano già sì su due piedi, ma in maniera abbastanza dinoccolata, si è passati a postura verticale, retta, ma oggigiorno direi cifotica, perché siamo tutti lì col computer, quindi già una delle maggiori patologie a cui dobbiamo far fronte, anche in campo lavorativo, è quella del rachide e quindi malattie dell'apparato osteoarticolare. E immaginate quelli che lavorano come schiavi 4.0 nella distribuzione della logistica. Io ho a che fare con queste cose come medico del lavoro. Quindi ci saranno modifiche che vedremo. Comunque, parallelamente alle modifiche del corpo e della dentatura, assistiamo a modifiche del cibo, che si passa dalla frutta e verdura naturale, nativi dai funghi. Oggi se noi mangiassimo funghi, a parte l'inquinamento, a parte le radiazioni, la pollution, capite bene che stiamo male, che ci ricoverano se mangiassimo prevalentemente funghi. E all'epoca riuscivano ad avere un intestino, difatti l'intestino si è molto modificato nel corso dei millenni, e adesso si passa al fast food, a quelle cose tipo Riders. Chiunque di noi ha figli para ventenni o trentenni, cosa mangiano? Rider, ok? Mangiano quello. Allora vediamo un pochino come si è evoluto l'uomo. Si è evoluto l'ambiente esterno, in particolare l'ambiente microbiologico, batteri, virus. I virus e batteri che c'erano 10.000 anni fa non sono quelli di adesso. E sempre per restare al Covid, il Covid, che dopo ne parlerò più approfonditamente, il Covid era uno sconosciuto, anzi è stato uno sconosciuto al nostro sistema immunitario fino al 2019, perché se no, se era un pochino, un
po' di più conosciuto, facciamo degli anticorpi, facciamo delle difese. La fregatura è stata che è comparso all'improvviso, e quindi non c'è stato tempo al sistema immunitario di adattarsi. Ma tanti di questi eventi sono successi, tipico nelle popolazioni Inca e Aztechi, quando sono arrivati i conquistadores, hanno portato sifilide e TBC soprattutto, che erano esenti loro. Figuratevi fare gli anticorpi in una generazione, sono morti più per quello che per le guerre. Dunque, quindi l'aspetto che mi preme dire è che c'è un ecosistema esterno che oggi è molto contaminato, molto alterato, in questa diapositiva è chiara, no? Almeno visualmente, ho cercato di creare delle diapositive utili subito, e poi c'è l'ecosistema interno. Questi due ecosistemi si integrano perché fattori biotici, cioè relativi alle creature, agli organismi viventi, e fattori abiotici, parlo dei minerali, anche minerali radioattivi, anche minerali tossici, no? Ce ne sono tanti in natura, molto estratti per ragioni industriali. Quindi il tutto si mescola in un unico ecosistema in cui è un gioco al massacro, è un gioco al massacro per la sopravvivenza. E fino a pochi decenni fa c'era 1,2 miliardi di popolazione, oggi si va agli 8 miliardi. Quindi le pandemie sembrano avere un significato non punitivo, divino, come avrebbero potuto dire i medievali. Certo, ci può essere anche questo significato dal punto di vista filosofico, se vogliamo. In realtà, io me lo sono domandato in questo periodo, dico, ma il virus, che non è un essere pensante, è un essere adattativo, ci vuol far fuori 3 miliardi di persone? È una provocazione. Nessuno si aspettava che succedesse questo, compresi gli enti di sorveglianza, il CDC di Atlanta e altri. Quindi si aspettavano altri virus di cui parliamo dopo, ma faccio un esempio, se scoppiava un'epidemia di Ebola, che ci piaccia o che non ci piaccia, ed era il terrore, il 50% della popolazione muore. Quindi in ogni famiglia, che tutti abbiamo pagato un prezzo, 50% morivano. Figuratevi nelle popolazioni povere, nelle popolazioni, ma comunque l'Ebola non si cura. Quindi, allora, vediamo, parlare del sistema immunitario è la summa teologica del presente e futuro della medicina dell'ultra piccolo, da cui derivano anche un sacco di problemi di comunicazione, perché, come dicevi giustamente tu, in televisione tutti parlano. La mia impressione è che, proprio perché i media sono fatti così, è su base ideologica, non su base tecnica, perché se parlassero su base tecnica, non so, gente che si intende di computer, io non capisco niente, sono un user, cioè lo uso, ma appena si entra nella programmazione cedo. E mi ha sempre colpito come invece parlano e straparlano persone in campo medico, in questo campo genetico molecolare, che di cosa? Se io al mio informatico, quando viene a mettere a posto, che non vuol dire scaricare l'antivirus, blaterassi quelle cose lì proporzionalmente, ma minimo si rotola delle risate. Eppure la gente ci crede, ci crediamo tutti. Allora, ho cercato di fare un riassunto non ideologico di cosa può essere, per dare un'idea della complessità dell'immunità, che molti medici che praticano ed esercitano egregiamente il loro mestiere, perché scusate, un chirurgo addominale o un medico di base non è detto che maneggi tutti i santi giorni. Io, per poter umilmente farvi digerire un po' la materia, ho dovuto adattarla, e non sono certo un genetista molecolare, perché gli si rizzerebbero i capelli a sentirmi parlare. D'altra parte, quando vado a parlare con i colleghi genetisti molecolari, per esempio l'ospedale di Candiolo dove lavoro, anche parlano un linguaggio che è sconosciuto all'essere umano, no? Cioè dici, ma
Quello che oggi abbiamo fatto, stiamo facendo un esperimento per vedere il sito tal dei tali e l'inibizione della tal reazione. Partiamo dalle cose grosse. Allora, intanto il corpo ha varie difese. La prima difesa è fatta dalla cute, cioè noi siamo in una matriosca. Questa matriosca deve essere integra, per cui pacioccarla troppo con sostanze, oli, anche creme, cioè alla fine rompe la barriera. Poi ci sono tutte le patologie della pelle, perché l'eczema atopico è diffusissimo, le psoriasi e tante altre malattie. Quelle rompono ed entra molto facilmente il patogeno. Del resto una banale ferita, se si infetta, sapete benissimo che fa pus e comunque potrebbe andare in cancrena. Ora, l'individuo normale dice, ma che mi frega? No, perché se gli gonfia un dito, anche solo per una pellicina, capite che si va a finire male, una pustola. E il diabete. Ci sono malattie che uno dice, ma il diabete? No, un diabete serio ha delle infezioni gravissime alla pelle, ulcere, che non guariscono per niente, facilmente. Quindi siamo esposti con la pelle, ma ci sono altre superfici, come vi ho già detto, l'apparato gastroenterico è il numero uno per la sua vastità, ma poi ci sono i polmoni, le vie aeree tutte, e poi ci sono le secrezioni. Allora, il corpo di fronte a un insulto, che può essere freddo, caldo, batteri, quel mix di batteri, produce delle reazioni, sono secrezioni che vanno dal muco alla saliva, al sudore, e cerca di eliminare le tossine con fenomeni naturali come la diarrea. Quindi la diarrea, anche la febbre, non è che subito sono da inibire. Noi nelle medicine non convenzionali non è che siamo tanto gli eretici da metterli al rondo della forca, eccetera. Se è fatta in maniera seria e stando molto attenti, nel senso che prima di tutto scienza e coscienza, cioè lo devi seguire il caso, non puoi dire che un bambino che ha il febbrone, che ha un'infezione tonsillare, no, non lo curiamo solo con propoli o con altre. Tenete conto che poi è vasta la materia delle medicine non convenzionali, no? Per esempio la fitoterapia, gli estratti delle piante, può essere anche pericolosa in molti casi, ma è stato detto da tutte le parti, non è che puoi riempire un bambino di non so, 200 gocce al giorno, 300 gocce di, anche eventualmente di un estratto da piante, perché potresti creare dei problemi. Quindi abbiamo dei sistemi meccanici, come sono il riflesso della tosse, starnuti, vomito, eccetera. Poi le feci, ovviamente, sono. Ma esistono, dirò delle banalità, per poi veramente entriamo in un tema che è da Luna Park, esistono sistemi di protezione individuale, meccanica, soprattutto si utilizzano per protezione individuale professionale o in casi particolari civili, esattamente come adesso, da mascherine. Chiaro che noi in ospedale, secondo il reparto dove siamo, aggiungiamo, siamo fino ad arrivare allo scafandro, che non è una roba. Nei laboratori faccio presente che manipolano certi virus e sono classificati, per esempio quelli di quarto livello, sono roba da Odissea nello spazio. Tutti hai pressione negativa, per cui l'aria non può uscire, doppie, triple porte, c'è tutto un controllo. E quindi ci vanno queste cose. Allora, il sistema immunitario che ci difende dalle malattie, quella è una foto, è un'immagine, è una rete molto complessa di mediatori chimici e cellulari, di strutture e processi biologici adattati nel corso del tempo. Queste servono per far fronte agli agenti patogeni. Noi abbiamo l'idea balzana, secondo me minimale, che l'agente patogeno adesso è il SARS-CoV. Non so, è come dire, arriva un nemico per volta. Balle! Perché vi ricordo che noi conviviamo con i batteri e i virus. Adesso dico delle banalità per quelli che fanno il mestiere. Cioè l'equilibrio ambientale è esterno, per cui noi ci adattiamo al mondo che viviamo. È chiaro che se viviamo sulle langhe
voi dite si mangia bene, ecco, condivido, ma se abitiamo in un paesello dell'Uganda o in mezzo alla giungla tropicale, le nostre forme biologiche interne e quelle esterne sono totalmente diverse. Uno dei grandi problemi della civiltà attuale global, e che poi è stato effettivamente il vettore di questa pandemia, sono gli viaggi. Con questo non voglio dire niente, ci mancherebbe, però è chiaro che se io sono abituato a vivere a Cavoretto, no, io non vivo a Cavoretto, vivo in piena città, dico, e poi vado alle Maldive, tolto il romanticismo del fenomeno, e stando lì qualche giorno, intanto mi sorbisco 8, 9, 10 ore di aereo dove respirano 200 persone e ognuna respira centinaia di litri di aria piena di suoi germi e batteri. E non è che i filtri dell'aereo sono tipo laboratori di genetica. E lì nasce il problema. Allora, entriamo nel mondo romantico della natura, così solleviamo, poi entriamo in altri un po' più dentro all'immunità. Questa è una bella immagine, no? Che potrebbe essere anche i nostri boschi da Val di Susa, a cui sono tanto affezionato. Questa è un po' un'idea romantica. Voi prendete questa, ma se volete gli mettete le isole dei Caraibi, se volete gli mettete il Maine o la Siberia o le campagne tanto care alla letteratura russa, a me va bene tutto. Ma parlando dell'adattamento tra l'uomo, l'individuo e contaminazione, mi piace contaminare con dei cenni letterari. Un fondamentale libro, che è alta letteratura, che suggerisco a tutti, e l'avrete letto tutti, è l'Walden, Vita nei boschi del Thoreau. Stiamo parlando del 1854. Questo personaggio molto filosofo, impegnato civilmente, infatti uno dei suoi libri è Disobbedienza civile, che disobbedienza civile, che risale a quegli anni, potrebbe essere letta oggi da qualsiasi attivista ecologico e potrebbe prendere e dire l'ho scritto io perché so che nessuno legge, c'è una civiltà questa in cui tutta la cultura è superficiale, però leggetelo. Il Walden, in pratica, Henry David Thoreau si ritira nei boschi sopra Concord, Massachusetts, in quella, adesso lì l'immagine è un po' semplificata, comunque in una casetta del genere sul lago, e vive un anno procurandosi il cibo, coltivando un orticeo. Tra l'altro è meticoloso, perché chi fa l'eremita è meticoloso, tot patate, ho piantato tante piantine, sono morte quelle. È una cosa, perché ha anche tante ore, non ha la televisione e quindi non guarda tale quale show. Benissimo. Quindi lui fa questa esperienza di vita integrale con la natura e ne trae delle conseguenze, però poi torna a Concord, ovviamente, dopo un anno. Non tutti resistono. Ma dei libri che vi segnalo, anche questi tre libri così. Uno non è facile, non è che tutti l'hanno letto, ma siccome per pari genere, io la donna, e c'è questo libro di Anna Labastide, La donna dei boschi, che ha fatto, l'avete letto voi? E questo è un libro del 1976, di una donna, ma c'è stata tutta la civiltà hippie, guardate che gli hippie, Johnny Mitchell, a un certo punto potrei raccontare tante storie. Comunque questa cultura del bosco, questa cultura della natura selvaggia, anche della musica, della poesia, La donna dei boschi. Poi, imprescindibile, Mauro Corona, adesso Mauro Corona è l'epigono del boscaiolo che vive in una piccola frazione, come sapete, e però ha un rapporto intimo con la natura. E poi invece, saltando i pali in frasca, Paolo Cognetti, che poi ha vinto nel 2017 lo Strega, Le otto montagne, è un'interpretazione intellettuale chic della vita nella natura. Quindi potete spaziare tutto come volete. Sempre parlando della natura, faccio presente che la natura, io, anche se sono in giacca e cravatta, chi mi conosce sa che ho le pedule e che mi piace fare dei ritiri nella natura selvaggia. Quest'anno, ahimè, no, salvo un giorno. Ma la natura selvaggia ha un sacco di rischi. E ho preso come esempio il famoso libro
nelle terre estreme, Into the Wild di Krakauer, John Krakauer, l'avete letto. Comunque chi non l'ha letto può cavarsela vedendo il film, che è molto commovente ed è la storia di un giovane laureato che ha finito il college, eccetera, e che sale attraverso gli Stati Uniti e fino in Alaska, dove muore miseramente in questo bus 142 di Fairbanks. Perché muore? Lo trovano praticamente mezzo mummificato, perché ha mangiato, si è alimentato di erbe tossiche. Ha sbagliato erba, aveva un libero, però ha mangiato delle erbe che sembravano quelle buone. Quindi è molto facile intossicarsi, stando nella natura selvaggia. E ho avuto anche esperienze con dei miei pazienti. Lasciam perdere l'intossicazione, la classica frittata della scampagnata primaverile con la bella donna, non con una bella donna, che questo è salutare, ma con la troppa bella donna, tutti al cimitero, chiaro, così la conitum, ci sono tante erbe, la digitale e mille altre erbe anche nei nostri praticelli. Allora, l'immunità. Adesso entriamo veramente nel discorso difficile, ma ho cercato di semplificarlo. Allora, l'idea che noi abbiamo dell'immunità, confermatemelo, è quella di un esercito. Io ho messo un'immagine di un esercito settecentesco, cioè sapete come facevano ai tempi di Napoleone? Era una cosa oscena, cioè ti mettevano tutto l'esercito di là, si sparavano, cadevano come i soldatini di piombo, paf, e poi chi sopravviveva, insomma. E quella è l'idea dell'immunità. Bene, io vi dico, è molto più simile al disegno che ho messo sotto. C'è una rete, un network, che oggi chiamiamo PNEI, potremmo chiamarlo in mille maniere, psico-neuro-endocrino immunità, che quello complica tremendamente le cose. Un salto, vi ho messo due tabelle ISTAT per dire che comunque, a proposito di natura di immunità, l'età media in Italia e nell'Unione Europea, questa è una tabella dell'Unione Europea, è 83,1 anni femmina, il maschietto si accava un po' peggio, noi maschi siamo abbastanza deboli, c'è il sesso debole questo, eppure convinto ancora di essere forte, vedo dei palestrati degli addome tartaruga, a me quando li vedo, cioè non so, però le donne capiscono, cioè l'occhio vuole la sua parte, però crepano prima, per cui mettetelo in conto. Meno male, appunto. Quindi pensate che la speranza di vita sembra un po' quelle trasmissioni che facevano i preti prima di cena nella radio, vi ricordate? Ascolta, si fa sera. La speranza di vita mi dà sempre questa impressione. Comunque il maschietto se la cava, perché le femmine sono età arancione, quindi fino a 86 anni media. E guardate come si scende, per esempio in Bulgaria, si scende abbastanza, però l'Europa si accavicchia. Ciò conferma che nei miei viaggi in India o in Tibet vedevo della gente di 40 anni che sembrava mio nonno, che non ho mai conosciuto, comunque immaginavo che avesse 90 anni. Quindi le radiazioni UV, l'alimentazione, il tipo di vita. Quindi noi fichetti e fichette di città, comunque ci accaviamo meglio che il rustico, che è esposto a un adattamento ambientale molto duro. Allora, l'immunità, avviciniamoci. Tutti i germi, che siano batteri, parabatteri, miceti, che non sono i micio, miau, sono i funghi e tutte le specie di funghi microscopici, non il boletus e di Barge. Questo insieme di germi cosa trova a incontrarli? Trova schierati su al Moncenisio degli anticorpi. Quindi dobbiamo immaginare come primo concetto l'antigene. L'antigene è un segnale di riconoscimento molecolare che hanno tutte le creature viventi. Okay? Quindi il corpo reagisce. Il primo livello di difesa del sistema immunitario è l'infiammazione. Se uno si dà una martellata sul dito, vabbè, noi a studenti in medicina al primo anno rubor, calor, tumor, cioè, calor e funzio lese, no? Cioè vale a dire che
viene rosso, la puntura di zanzara, l'ortica sono gli esempi più chiari, però di infiammazioni ce ne sono tantissime. Quindi che cosa corrisponde a infiammazione? È un modo di difesa, no? Perché c'è una lesione, c'è un trauma e quindi gonfia e soprattutto attira sangue, se no non sarebbe rosso. Ma attenzione che l'infiammazione può essere alle tonsille, okay? Qualsiasi ghiandola, una prostatite è un'infiammazione interna della prostata che ha sempre le stesse caratteristiche. E così tutti gli organi, una bronchite è un'infiammazione, giusto? Quindi ci sono infiammazioni visibili e infiammazioni invisibili. Quello che corrisponde a tutta l'infiammazione è che ci sono delle sostanze che aumentano il flusso sanguigno, come dire, chiamate le riserve dei soldati, quindi arriva tutta una serie di sostanze chimiche, biologiche e anche di cellule che attraverso, vedete questa immagine del torrente circolatorio, vanno lì per risolvere la cosa. E queste sostanze sono gli eicosanoidi, nome difficile, e le citochine, oggi va di moda, anche nelle nostre discipline non convenzionali si tende sempre più a diluire, oggi si chiamano low doses, sia nella medicina basse dosi, low doses, sia nella medicina oncologica, sia nella medicina omeopatica o motossicologica, le nuove medicine, diciamo, non convenzionali, si distinguono solo per low dose, very low dose, sempre più diluite, mentre una volta si tendeva a heavy doses, cioè l'idea era più ti do l'antinfiammatorio, più ti do l'antibiotico, più risolvi. Oggi siamo molto più ecologici in questo senso. È lì che c'è il punto di incontro tra le due medicine, un punto di agopuntura, una stimolazione dolce che va a muovere anche meccanismi dell'infiammazione, no? È diverso che una pera di 20 cc di un'iniezione. Sono delle cose su cui bisogna ragionare. Comunque queste, durante l'evento infiammatorio, possono anche essere rilasciati fattori di crescita, cioè che possono innescare i processi cronici. Facciamo un esempio, dico sempre, un conto è mi gonfia un dito, un conto che il dito gonfia si deforma nell'artrite reumatoide, nel primo è cominciato con un'infiammazione, ma poi quello producendo delle sostanze citotossiche non finisce lì, ed ecco perché viene usato il cortisone per tamponare o altri farmaci. Queste citochine e altre sostanze chimiche possono reclutare a loro volta, chiamano altre sostanze e cellule immunitarie, lì che scatta l'immunità, che può diventare un processo acuto o subacuto o cronico. Il complemento è importantissimo, perché sapete che quando fate le analisi mediche spesso vi chiedono il C3, C4, C8, certe volte. E tutti, cos'è il complemento? Allora, io non entro nella cascata del complemento perché è un discorso terribile, difficilissimo. Comunque è una cascata biochimica che attacca le superfici delle cellule estranee. Tutta l'immunità è fondata sul riconoscimento del self, cioè di me stesso. Me stesso vuol dire tutto ciò che appartiene a me, non modificato, in autentica individualità, e tutto ciò che è non self, sono concetti di base. Capisco che entriamo adesso in un terreno un po' minato, però è fondamentale. Vi vedrò di spiegare un po' cosa vuol dire non self, perché il non self ha tante dimensioni. Comunque, questa cascata attivata dall'infiammazione comincia a far portare un sacco di sostanze. Queste sostanze si chiamano cascata del complemento e hanno delle funzioni. Sono più di 20 tipi di proteine, ma potrebbero essercene di più. Notate bene che in ricerca di molecolare, tutte queste cose, per indagarne una, come si muove, fare una certa reazione, ci metti anni. Quindi non è che ho scoperto com'è. Si chiamano per la loro capacità di completare l'uccisione dei batteri o degli agenti esterni. Completano, ok?
da parte degli anticorpi. Gli anticorpi, che sono, dopo vedremo, un insieme di sostanze molto complesse, per essere attivati bene hanno bisogno del complemento. Quindi si chiama complemento umorale, nel senso che gira nel sangue, e non cellulare, da distinguere dal complemento cellulare, perché poi ci sono delle cellule che compongono l'immunità, e sono tante. Quindi ricordiamoci, succede un qualcosa, aumenta la circolazione. Con la circolazione vengono portate sostanze umorali, immunità umorale, che vanno lì e innescano altre reazioni. Oppure, ma ci va un briciolo, cominciano ad arrivare delle cellule. Queste cellule poi si differenziano e lo vediamo. Il complemento, questa serie di cose, si attiva con riconoscendo i carboidrati, che non sono gli zuccheri normali, non saccarosi, che caratterizzano i vari tipi di agenti, soprattutto i batteri, perché i batteri hanno alla loro superficie delle catene di vari tipi di carboidrati. Si legano, quindi è il punto d'attacco col microbo, e da questo tipo di unione partono delle reazioni, per esempio le proteasi, che sono delle sostanze che sciolgono il batterio, mettiamolo così, cioè cominciano a distruggere la sua membrana. Per il primo punto, che il batterio, avendo un'entità dentro una certa sua membrana, se gli rompi la membrana, questo scioglie. Detto così è semplice, farlo poi. Però mi avete già capito che... Andiamo sulle barriere cellulari. Siete molto attenti, ma io cerco di essere pratico. Qualsiasi esame del sangue che fate vi chiedono l'emocromo. E se voi vedete l'emocromo, all'inizio c'è il white blood, VBC, che vuol dire white blood cells, vuol dire cellule bianche, tradotto globuli bianchi. I globuli bianchi, sempre nell'esame più comune che vi fa fare il dottore, che nessuno capisce, no, voglio dire, l'ha fatto, beh, ci sono varie cose, in particolare ci sono i neutrofili, linfociti, e il loro rapporto importantissimo per capire che infiammazione si sta attivando, quali sistemi, gli eosinofili, basofili e monociti. Ma in ogni caso, questo è il secondo livello di protezione, come dire, prima avevamo gli alpini con gli sci e le tute bianche, e questi stanno a Saluzzo, capite? A Saluzzo troviamo le cellule di questo tipo, i globuli bianchi, che sono tutte lì pronte, ah sì caro, tu sei riuscito a varcare il col di tenda, mo ti diamo la stangata. E questa è una cosa importantissima. Allora, per capire i leucociti come funzionano, il componente fondamentale è il fagocita, fago, magno. Quindi queste sono cellule che cosa fanno? Cercano di, si chiamano anche macrofagi, sono affamati. Riconoscendo certi tipi di segnali sui corpi estranei, lo cercano di inglobare finché ci riescono. Quindi vengono ad attirare nella zona di infezione, di infiammazione, tutti questi macrofagi. Ce ne sono tanti tipi, non entro nei particolari, dai neutrofili alle cellule dendritiche. Poi ci sono attivazioni dei linfociti. Schematicamente, quando fate i globuli bianchi, cioè l'emocromo, avete, immaginiamo, un'attivazione dei neutrofili, con i macrofagi che corrispondono soprattutto alla difesa verso i batteri. E i batteri sono i più presenti da tutte le parti. L'intestino, per esempio, è pieno di batteri, buoni e meno buoni. Il famoso Escherichia coli, tanto per dirne uno, che se non c'è crepiamo, ma siccome dire Escherichia coli è come dire, non so, la popolazione italiana, però... Poi dopo di Escherichia coli ce ne sono dei ceppi infiniti, e se parte un ceppo balordo, c'era stata un'epidemia qualche anno fa in Germania, ne ha stecchiti tantissimi. Per cui vi faccio degli esempi così di tipo pratico. I linfociti invece si attivano soprattutto, poi lo vedremo, per difenderci dai virus. Quindi se c'è un aumento dei neutrofili ci troviamo in una condizione di difesa prevalente dai batteri. Se si chiama inversione della formula e quindi i linfociti superano la percentuale di neutrofili,
siamo in una condizione prevalente di difesa di un altro tipo virale. Faccio presente che i neutrofili nel corpo umano, la formula esatta è il 70% dei bianchi, dei globuli, e i linfociti un 30%. Ma non è che morite o siete malati se c'è l'inversione che ci troviamo 50-50%. Sono indicativi. Importante ricordarci che gli eosinofili, che sono sempre globuli bianchi, e quindi cerco sempre, vi ripeto di essere pratico, vi fanno, in chi è allergico, fanno le IgE totali, immunoglobuline totali, che sono proprio queste robe qua, gli eosinofili, cioè mettiamo che sotto 100 come valore siete non allergici ufficialmente, però se trovate 1000, non è che morite, vuol dire che c'è un allarme di tipo allergico, siete molto sensibili allergicamente. Poi bisognerebbe andare a vedere con i test o epicutanei o nel, che si chiamano patch test, oppure ci sono test RAST, cioè nel sangue, si vanno, o altre cose, adesso si fanno anche per via breath test, cioè per bocca, si vede, sono IgE specifiche, vi complico la vita. Poi ci sono basofili e monociti, che sono forme più primitive del midollo, e i linfociti natural killer, siccome qua si sarebbe subito Tarantino, Quentin, che tira su le cose, dei natural killer parlo dopo, ok? Perché già siete tutti su Pulp Fiction, lo capisco, perché queste cose sono noiose. Tutte queste cellule bianche identificano, impacchettano, fanno, sono logistiche, sono cellule logistiche, come ad Amazon, cioè praf, batteri, varie vie. E queste ve le gestite voi e questi me li gestisco io. Quindi, i fagociti, questi sarebbe bello avere il cartone animato, mangiano questi batteri e poi li cominciano a digerire, cioè attivano delle sostanze che li distruggono. Enzimi in genere. Sempre quindi le barriere cellulari, il mastocita, cioè questo fagocita, ve lo faccio vedere così, questa è una foto microscopica, vedete che plaf, dentro cerca di magnarsi e digerirselo. Dove sono? Sono da tutte le parti, sono nei tessuti, nelle membrane, tutte le membrane mucose, cioè tutto dove c'è il primo livello di difesa. E naturalmente regolano la risposta infiammatoria. Perché vi dico questo? Perché ci sono dei casi che io ho visto bene, di neutropenia, cioè scarsi neutrofili, ok? E sono condizioni genetiche o acquisite, e quindi quello è un problema perché non, tutta quella difesa è bassa. E passiamo a Quentin Tarantino, cioè tra le cellule bianche abbiamo i natural killer, sono affascinanti, molto americano, no? Molto serie Netflix. Comunque, questi qua sono fetentoni, diciamo che sono degli agenti in borghese, perché mentre i globuli bianchi, diciamo normali, hanno la divisa dei COBS, quindi voi li vedete e dici brutto sbirro, eccetera, eccetera, questi qui sono della CIA, per cui, quindi loro non vanno lì sui microbi, ma fanno la loro specializzazione, ma se non ci fosse come facciamo? È di distruggere, udite udite, le cellule del nostro corpo che sono state alterate. Se non ci fosse questa loffia operazione dei servizi segreti, capite bene che noi moriamo. Quindi, per esempio, quelle tumorali. E poi vi farò altri esempi, oppure quelle infettate dal virus, perché i virus, al di là di quello che ci dice la Palombelli la sera, tutte le sere, che Dio ci manda sulla terra, ora pro nobis, eccetera, tutti questi show, bisognerebbe parlare di queste cose, cioè i virus vanno a cacciarsi, ad alterare i segnali di riconoscimento delle cellule. Per cui ci va un'astuzia da servizi segreti per il sistema immunitario di andarli a pescare.
Quindi cellule infettate da virus e tumori. Le riconosce grazie al fatto che col missing self, come vi ho detto, le nostre cellule naturali del corpo hanno dei fattori di riconoscimento, cioè noi ci riconosciamo. Immaginate che l'ecologia interna è tutta collegata, è come un virus dentro il computer. Quindi se avviene qualcosa di diverso, il corpo se ne accorge. Ci sono dei marcatori che si chiamano il complesso maggiore di istocompatibilità, che è fondamentale, un discorso un po' popolare, per esempio nei trapianti. Voi se non fate i complessi maggiori di istocompatibilità per i trapianti, non è che prendete un cuore, ahimè, o un fegato, zacche da mettere, perché viene rigettato. Quindi questo MHC1, 2, ce ne sono vari, è un sistema che il corpo ha per riconoscere se stesso. Questi globuli bianchi sono i natural killer, sono abilitati ad andare a riconoscere le cellule che non sono più nostre. Quindi in una situazione tipo infezioni virali, oppure le cellule tumorali, o quelle modificate da entrambi i fattori. Quindi non vanno a cacciarsi, a colpire, vedete il sistema MCH1 per esempio. Adesso lì è un disegno che sembra un fiorellino di campagna, ma in realtà è complicatissimo, per qua stiamo parlando di genetica. Però diciamo che vengono alterati questi siti. Vi do una notizia che complica tutto il discorso. Una volta a scuola ci insegnavano questi disegni qui. È un po' come H2O, l'acqua. Due palle e una palla, no? No, calma. Questa roba è tridimensionale e fa così. Anche la molecola dell'acqua. Quindi ha dei cluster, ha delle aggregazioni polari, cioè vale a dire elettriche, microelettriche. Quindi capite bene che già una molecola che sembrerebbe, o un essere che sembrerebbe normale così, se già fa così, è già un essere, diciamo, riconosciuto come non self. Allora, c'è un sistema che si chiama sistema immunitario adattativo, sono tutti termini diciamo didattici, perché il sistema immunitario funziona tutto assieme, no? Cioè mentre noi siamo a chiacchierare ci sarà qualcuno che fa funzionare la centrale elettrica, l'altro che è addetto all'acqua potabile, bla bla bla. Il corpo è così, dividerlo didatticamente serve solo per farci un'idea. L'immunità specifica o acquisita si è evoluta molto sia nei vertebrati ma anche nei batteri. E dà una risposta più forte, quella naturale e basale, diciamo, io ti do il rifornimento, le mutande, i calzini, le scarpe, no, nel tempo no, scusa, io vado sui ghiacciai, ho bisogno della tuta termica, l'altro fa il bagnino, ha bisogno della maschera subacquea, eccetera, eccetera. Quindi tutta questa risposta immunitaria si adatta per riconoscere dei marcatori genetici, come ho detto, stiamo parlando di genetica, quindi molecolare, che sono alterati. Il non-self torna al discorso. Quindi le cellule infettate dal patogeno, non solo dal patogeno stesso. Prima vi ho parlato del batterio, che noi immaginiamo che arriva sto batterio, eccetera, oppure arriva la botta del marito, del compagno, come classico, no? Eccetera. No, non è così. In realtà c'è un elemento in più adattativo che porta una memoria, pensate, verso gli antigeni, cioè le parti di batterio, virus o cellule alterate nel tempo. Quindi il sistema immunitario che si adatta nel tempo è ancora più complicato, perché viene attivato da delle cellule che non sono più quelle di prima linea, vi ricordate? I macrofagi, eccetera, i bianchi, ma sono quelli della linea, le cellule della linea linfoide. Allora voi tutti avrete sentito parlare di leucemie e di mielomi e di linfomi. E da dove arrivano? Da questo settore. E ripeto, oggi io ho cercato di
rendere facile una materia difficilissima, però non sto parlando della luna, perché chiunque di noi purtroppo conosce gente che ha avuto la leucemia o il linfoma. Poi solo di leucemie c'è circa 100 varietà, quindi io sto semplificando in maniera vergognosa un tema difficilissimo e ognuna si differenzia per caratteristiche cellulari. Comunque le cellule delle vie linfoidi si chiamano B, T e poi ci sono cellule accessorie che migliorano il sistema. Adesso non entriamo troppo in particolare, però i linfociti di tipo T, helper, vuol dire aiutanti, aiutano sempre di più nella difesa contro virus, batteri, ma attivano, vedete che attivano il CD8, il CD4, attivano cosa? Il complemento, quindi lavorano tutti in squadra, quindi c'è l'allenatore, c'è il massaggiatore, c'è l'osteopata, c'è l'omeopata, c'è il mister, ok? E quello, allora se è complicata una squadra di calcio, figuratevi il sistema immunitario. Renderlo banale da discussione televisiva, sì, va bene, perché bisogna parlare di tutto, però insomma. Quindi coordinano la risposta immunitaria attivando vari linfociti di vario tipo. Poi ci sono i linfociti, abbiamo detto T, e quelli B, della serie B, T helper 2, e sostengono, attenzione che questi qui hanno un'altra funzione, siccome il virus o anche la cellula tumorale non è che la distruggi lì, per poter guadagnare tempo e attivare altre sostanze e altre cellule bisogna mantenere il processo infiammatorio. Ora, il processo infiammatorio a livello di prima battuta ho detto che è gonfiore, rossore, e sangue, eccetera, ma in realtà il processo infiammatorio è anche un processo chimico-biochimico che è subdolo, che va avanti con modificazioni genetiche, quindi non è che è una roba solo che c'è il bubone, noi siamo partiti dall'esterno, c'è la botta sulla testa, e adesso siamo a livello cellulare. Per esempio, in certi casi la difesa qui di queste cellule della linea linfoide è veramente esagerata. Esempio, SARS-CoV-2. Il vero problema di fronte a un virus così fetente è che in questa situazione si assiste a una travolgente attivazione dei sistemi di infiammazione. Quindi noi medici, soprattutto all'inizio, parlo di marzo, febbraio, marzo del 2020, ma tuttora nei casi gravi, in realtà ci troviamo a gestire, come immaginarvi, casca addosso il palazzo di infiammazione, e l'infiammazione attira anche fattori che coagulano, procoagulanti, tipo, e vengono a trombosi, ma mille altri fattori. Quindi diciamo che c'è una risposta eccessiva del sistema cellulare di difesa a questo balordissimo virus. Una cosa talmente pazzesca che bisogna dosare le cose. Se dai troppo ossigeno rischi di mandare tutto in palla. E anche i farmaci che si sono dati, si sono fatti, prima non c'era la sindrome Covid, quindi non è che io difendo la categoria, non per la categoria, dico, quelli, immagino i colleghi, gli internisti e gli infettivologi che si sono trovati invasi di gente con la prima ondata, non sapendo nessuno come fare, ma non sapevano a New York come lo sapevano noi, tutti a provare. Poi è chiaro che chiunque, come l'artigiano, a forza di provare, riesce a trovare la formula di equilibrio, ma non è facile. Scusa, posso interromperti un momento? Tutto. Perché stai dicendo tantissime cose estremamente interessanti e anche in un modo direi comprensibile, come almeno credo. E però volevo un attimo fare come fosse una pausa, se per te. Benissimo. Bene. E avevo pensato di chiedere se ci sono domande, certo. Invece farei il contrario. Bene. Farei io una domanda, non so se per te può andare bene. E se qualcuno dei presenti ha voglia di dirci che cosa quello che è stato detto finora dal dottor Di Somma ha cambiato, non lo so, delle idee che avevate, delle certezze, dei pensieri, delle
Insomma, cosa c'è stato di nuovo, di qualcosa che vi ha stimolato, ecco, a proposito di sistema immunitario, quindi... Siccome registrano, sì. Io il mestiere ho fatto, veramente non lo faccio più, adesso sono in pensione, grazie a Dio mi sono salvata. Faccio l'infermiera, quindi un po' qualcosina di sistema immunitario, so, poi ho tutti i cartoni animati di... ce li ho tutti. Di esplorando il corpo umano, dove il sistema immunitario è quello lì è fatto molto bene, il sistema immunitario è ben rappresentato e quindi io sono stata sollecitata, non è che mi vengano mi siano aperte le cose, però mi sollecitano, intanto mi sollecita l'ottica del sistema, no? E mi viene anche da dire, alla fine, se noi eliminiamo un elemento del sistema, non so, come per esempio il Covid, che insomma tutti vorremmo eliminarlo, però non sappiamo che cosa succede. E di questo mi sembra che non se ne tenga tanto conto, no? Cioè una domanda che uno si fa. Poi, essendo che io ho fatto l'infermiera nel campo della salute mentale, chiaramente questo fatto che il sistema immunitario è proprio il depositario del sé, quindi dell'identità, no, mi intriga tantissimo. E mi viene da, come dire, perché i legami mente-corpo sono spesso dimenticati, no? E, ecco, bene, allora sono contenta che ci sia questa... apertura su questo aspetto. Invece un aspetto che con la salute mentale non c'entra niente, che però è anche, come dire, un po' un sentire comune, no? E una cosa che non ho capito tanto bene è non solo il sistema immunitario si adatta, no? E quindi evolve nel tempo, ma è giusto, ho capito giusto, anche i virus si adattano al nostro sistema immunitario, no? E si trasmettono questa conoscenza fra di loro. E qui siamo fregati, insomma, domineranno il mondo. Trasformiamoci in virus anche noi. Grazie. Tanto ne approfitto, Federico, per presentarti meglio Claudia Lonzi, perché si è presentata solo come infermiera, è anche psicologa e comunque è la fondatrice, la creatrice del Festival Roba da Matti. Quindi. Brava. Vedi, è come un virus, è subdola. Cioè, avete visto, si è svelata solo a un certo punto, poi solo i CD4 e i CD8 ti hanno, cioè lei è un buon linfocita killer, è uno dei migliori complimenti degli ultimi 10 anni. Ma guarda che bello, sei un natural killer. Andiamo avanti. Questo arrivo alla mente, sì, è un mondo biologico, il pianeta è una biosfera, quindi va avanti, si crea, si distrugge, noi siamo dei virus, dei batteri, cioè immaginiamo la piccolezza, noi crediamo di essere grossi, ma dopo che passa un po' a qualche cenno di quantistica, non è che vi vogliono, però per allargare il mondo e arrivare al mentale, partivo e sto descrivendo, diciamo, la cucina di base, cioè uno schemino molto molto semplificato di una roba molto molto complicata, perché anche il virus è complicatissimo, cioè è quello, perché quando prima all'inizio ho fatto quella diapositiva dell'esercito, l'ho applicata al virus, il virus sembra nell'immaginario collettivo una pallina da tennis, cioè una roba che magari ha le punte, ma il virus e ha un codice genetico particolare che varia, che ruota, che si modifica, che fa delle varianti, quindi è una roba complicata, è un'astronave, io l'assomiglierei un po', vi ricordate Star Trek, l'Enterprise? Ecco, il virus, se vuoi, è una roba complicata come fosse un'astronave Enterprise, talmente piccolo e subito che si inserisce in un cosmo, quindi viaggia tra i pianeti. I pianeti
sono come le nostre cellule del sistema immunitario. Dopo, interessante come nella visione quantistica si vede il concetto di vuoto, lo vediamo perché è importantissimo. Comunque, andando un po' più veloce, spero, qua si entra nell'immunità sempre più specifica, perché man mano ci troviamo di fronte dei batteri o dei virus sempre più diversi. Non so, che non è un virus, il micobatterio della tubercolosi che ha fatto strage, tuttora è presente, anche lì ha della genetica complicatissima, quindi richiede delle difese molto specifiche. Quindi interagiscono con l'organismo. Siccome si stima che le combinazioni possibili possono essere di 10 alla 10, parlo di miliardi di combinazioni possibili, e i geni del corpo umano si stima, quelli di base, che siano 30.000 di base. Allora diciamo, come fai 30.000? È lì la cosa che si complica, perché in quei fattori di riconoscimento che prima accennato, il sistema MHC, eccetera, sono dei fattori di presentazione, di preparazione dei virus e dei batteri e degli estranei ad essere poi uniti a degli anticorpi, mettiamo così, a dei siti, in maniera che si riesce con una certa programmazione a sottodistinguere altri tipi di meccanismi. Quindi stiamo parlando della composizione molecolare degli anticorpi, che sia stereoscopica, quindi cambia di, sia di composizione, di preparazione, di ricerca dell'antigene. L'antigene è quel sito che è riconosciuto come estraneo. Quindi pensate che il sistema immunitario a un certo punto produce delle piccole modificazioni genetiche nelle cellule infette o nei virus, in maniera da poterlo poi aggredire. Pensate che roba! Questo è uno schema, un disegnino che illustra semplicemente un sito genetico dove avvengono continue mutazioni. La maggior parte delle mutazioni serve alla vita, ma se parte una serie di mutazioni negative, ecco da lì che nasce il cancro. Ecco che lì nasce un problema enorme, capite? E lì che poi noi cosa facciamo? Giustamente, quando il cancro è grosso lo togliamo, ma quando è in fase di nodulo o di cancro o una neoplasia al pancreas, andiamo a togliere il grosso. Qua stiamo parlando a un livello di progettazione, non a un livello di realizzazione. È un po' come la stampante 3D, mi viene in mente, che ci metti ore e giorni per programmare, dopodiché clic e viene fuori il babaciu, viene fuori Topolino. Ma quella programmazione di quel tumore lì è partita qui, solo che noi non consideriamo che c'è stato delle modifiche, e la maggior parte delle modifiche servono a noi. Quindi il meccanismo, fenomeno detto ipermutazione somatica, sono queste linfociti B e altri linfociti che cominciano a preparare le cellule o i tessuti non self, cioè avversi, a essere poi bloccati. Tenete conto che con miliardi di cellule noi continuamente sviluppiamo infiammazione, e quello allena l'immunità. Tumori, dici, mannaggia, esco stasera che sono inquieto. No, stiamo tranquilli. Però come ci sono le discariche pubbliche o non pubbliche, come ci sono i mari inquinati, capite che il nostro corpo sta bene quando sta moderatamente male. Perché tutti gli esperimenti fatti in cui prendi un essere biologico complesso, lo ficchi dentro e che, cioè, lo chiudi nel manicomio, e cioè lo chiudi in un sistema asettico, tipo, allora, un conto è in particolare fase di cure di immunodeficienze, ma lì siamo già nei guai, io dico. Ma io ho conosciuto addirittura un paio di famiglie dove, per tutelare il figlio, ma anni fa, diversi, sono non la stessa famiglia, in cui è preso il figlio, messo come in una tenda ossigeno, cioè sterilizzavano tutto, cioè facevano bollire. Questi sono finiti con setticemie gravissime in ospedale, a rischio morte. Perché? Perché noi ci incarniamo e siamo degli esseri in putrefazione lenta,
Immaginate la panza, dopo 2 giorni che siamo defunti, fa una roba oscena, e dentro cosa crediamo di avere? Il profumo di Chanel? No, quindi è un insieme di... E in psicologia è la stessa cosa, ognuno di noi ha le sue ossessioni, paure, manie, tutto quello che volete, finché è compensato la personalità regge, se poi parte l'embolone e ne vediamo. Così è l'immunità, c'è sempre un parallelismo, così in alto, così in basso, diceva Ermete Trismegisto. E soprattutto anche per la salute mentale, se cambia l'equilibrio fra dentro e fuori, no? Come appunto. Eccetera. Quindi questi mi piacciono molto, questi melting pot di situazioni. Quindi ciascun individuo fin dalla nascita sviluppa un sistema autonomo individuale, non tutti uguali. Andiamo avanti. Vi ho detto che c'è la memoria immunologica che ci salva la vita, perché siccome noi siamo in contatto continuo con l'infinito, pensate al latte materno che ha tutto un insieme antigenico, eccetera. Dopodiché passiamo allo svezzamento, quindi latte in polvere. Già rispetto alla marca eccetera cambiano tutti gli antigeni. E o si adatta o sviluppa delle forme di intolleranza pazzesca. Quindi... Subito, non più il latte artificiale. Allora io... Ho capito perché io ho rischiato di finire in psichiatria. Facciamo una memoria, c'è una memoria immunitaria passiva, questa è, ho messo questa slide per capire che diversi anticorpi passano dalla madre, intanto placentare, ovvio, e quindi la salute della madre, l'inquinamento della madre, eccetera, eccetera. È molto potente questo sistema perché, ahimè, succede che ci sono diversi casi di gravidanza in cui la mamma purtroppo ha il tumore. Ci sono anche casi in cui fa la chemio, Quindi immaginiamo che aspetti ha tutto questo fenomeno. Quindi parlare anche semplicisticamente poi di un virus come il SARS-CoV, ci sono infinite cose. Comunque a un certo punto il neonato viaggia, diciamo, di lusso, di immunità passiva per un po'. Chi ne ha di meglio, chi ne ha di peggio, l'allattamento al seno ne dà molto, e sempre che ci sia un'ecologia di sistema a monte, perché adesso non viene pubblicato sul giornale, ma ne conosco di gente che fuma, gente che prende sostanze, eccetera, eccetera. E anche psicofarmaci, di tutti i tipi, oltre che medicinali, perché conosco tante gravidanze che sono andate avanti ad antispastici. Capite bene che un bambino che nasce dopo 6 mesi di antispastico a gogò è già tossicodipendente, no? E poi avrà le coliche, appena gli togli la medicina diventa, e io vedo poi delle colite pazienti. Questa è un'immunità passiva. Poi c'è l'immunità attiva, ed è qui adesso andiamo un po' più sul plateau, dopo che avete percorso delle valli oscure. Vabbè, quella andiamo a rischiare la vita parlando di immunizzazione attiva, ma io descrivo quello che è un fenomeno. L'immunizzazione attiva oggigiorno si chiama vaccinazione, che è stata scoperta da Jenner, sapete tutti, nel 700. Crepavano come le mosche di vaiolo, allora lui ha fatto un esperimento empirico. Ci sono queste intuizioni nel corso dell'umanità, per cui, ma anche grosse scoperte della scienza nascono dall'intuizione, ma anche a livello genetico molecolare c'è un'intuizione, poi però oggi con la genetica molecolare lavori nell'ultra piccolo, quindi poi ci vanno anni per... All'epoca cosa prende? Prende naturalmente dalla pustola del vaiolo vaccino, lo diluisce, e lì c'è anche l'influenza del clima omeopatico di allora, no? Perché nessuno dice che i vaccini sono omeopatici, ma il principio della diluizione è sicuramente omeopatico, ma era già un principio ippocratiano, che quindi curavi col simile o col contrario, e quindi la diluizione lì che riesce a fare Jenner dopo vari fallimenti ha aperto tutto un mondo, e intanto il vaiolo veniva guarito. Quindi il principio di base delle vaccinazioni, chiamata immunizzazione attiva, è quello di introdurre un certo antigene specifico e di produrre quindi una cascata, come abbiamo visto, ultra specifica, ovviamente dandolo in una certa forma che poi vedremo. Questa induzione deliberata
di una risposta immunitaria ha successo perché sfrutta la capacità del sistema immunitario del singolo di reagire. E siccome abbiamo detto che le malattie infettive, non pensiamo al Covid, sono la principale causa di mortalità nell'essere umano, non so, dopo un'operazione che non è andata bene, infezione, allora ecco questo medico che corre dietro tutti di noi e vuole punzecchiarci. E adesso, visto che tutti parlano e sparlano, vi ho fatto... Dimmi. Sono qua. Sì, io non ho la, allora, intanto io non ho la verità. Intanto vi faccio questo, ho fatto questo schema apposta per capire, quando parliamo di vaccini è un po' complicatino, e già questo non è parlare dei vaccini, perché poi se noi entriamo nei vaccini, facciamo un esempio, meningococco o morbillo, uno dice oh, ho fatto il vaccino, no. Perché solo di ceppi dentro il morbillo ce ne sono decine e decine. E il meningococco, noi qui in Italia usiamo certi ceppi, ma se uno studente, vostro figlio, nipote, pronipote, va a New York, già pretendono di inserire degli altri antigeni, quindi altra vaccinazione per il morbillo e per il meningococco. Quindi ricordiamoci che, spero di rispondere, quindi non è da dire il morbillo, i morbilli. E quando vai all'ufficio di igiene qui, io ci sono andato a vedere, è una roba ultra specialistica, vai lì, ti danno l'elenco dei ceppi, quindi a livello molecolare non ce n'è uno, ce ne sono decine e decine. Per dirvi che è complicato, in ogni caso è importante perché i vaccini non sono uguali, e già si sa, però poi non si sa. Per esempio gli attenuati, cioè che attenuano la potenza patologica dell'agente patologico, per esempio c'era quello della poliomielite, il Sebin, che poi è quello che abbiamo fatto quasi tutti, la febbre gialla, che se andate in giro per il mondo, soprattutto nell'estremo oriente, morbillo, parotite, quindi orecchioni, rosolia, varicelle, rotavirus, che va molto di moda nei bambini adesso, e vaiolo. Lo sapevo, sono organismi attenuati, quindi li hanno smorzati in caratteristiche genetiche, perché se no sarebbero troppo forti anche per un vaccino. Come hanno fatto? Ci sono laboratori, abbiamo i microchip, abbiamo questo robo qua e non siamo più ai tempi della ruota, è chiaro che ci sono laboratori, sono pochi, non sono di genetica molecolare, che fanno tutto il giorno da decenni e decenni queste robe qua, perché poi vanno viste nell'azione attivante su ogni anticorpo, sulle cellule, cosa producono. Poi ci sono gli organismi inattivati, morti, non attenuati, vivi, morti, uccisi in pratica, con varie tecniche, per esempio quello della rabbia, l'antipolio di Salk, che non viene tanto usato, e poi gli antinfluenzali, che vengono usati e come, per tosse, colera, epatite A, febbre tifoide, peste, mica male, eh? E questi vanno uccisi di brutto, perché ucciso come fa? Ma l'ucciso ha sempre dei caratteristiche antigeniche che non sono però attivate dalla parte biologica, quindi si fanno gli anticorpi per quella roba lì, quella parte. Poi ci sono quelli purificati, cioè sono purificati, vuol dire che sono smontati, si prendono solo le subunità che servono a stimolare il sistema, perché sono troppo pericolosi o non sono manipolabili bene, e quindi per esempio i vaccini fatti da anatossine, tetano e difterite. Tetano, dite che ci frega del tetano? No, tutti gli anni muoiono di tetano, e morire di tetano è una cosa tremenda. Le spore, che abitano tranquillamente, resistono per centinaia di anni, tranquille, per esempio in rottami, nei lavori campestri, bisogna stare molto attenti. Poi ci sono i ricombinanti antigeni o peptidi sintetici, sono costruiti in laboratorio genetico. L'epatite B, l'Engerix classico, quello che noi rifiliamo a tutti gli operatori sanitari. Beccarsi un'epatite B
mentre la A è orale, te la puoi beccare e tutti gli individui oltre i 30 anni bene o male hanno degli anticorpi. Ce la beccavamo dove? In generale dal dentista che non sterilizzava, perché è siero, quindi a parte tossici e promiscuità di tipo e operazioni chirurgiche, ferri non ben, comunque se la beccavano, perché non è il bare, quella è l'epatite A, che te la becchi con un virus di quel tipo lì. Direi che dopo i 30 anni hanno tutti verificato gli anticorpi e nessuna casa fa vaccinare dopo i 30 anni perché per la A siamo coperti. La B no, se ti becchi la B può anche girare verso cirrosi. Poi DNA o RNA, rullo di tambur, guardate come diversi ceppi, vaccini, SARS-CoV-2, andiamo oltre perché dopo... E poi ci sono quelli di carriers proteici coniugati agli antigeni, cioè questi si usano perché se no il sistema immunitario non è in grado di riconoscere, sono dei potenziatori in pratica. Quindi praticamente è come dare la vernice al terrorista per la strada, non verrebbe riconosciuto, vai lì, gli spruzzi un po' di roba fluorescente, se no adesso io lo banalizzo, è una roba complicatissima. E per esempio il meningococco, che è molto subdolo, e se ti becchi il meningococco puoi anche fare un'encefalite fulminante, io ne ho visti morire. Pneumococchi è un tipo di influenza, quindi... Già qui io mi arrendo, no? Perché è una roba... Allora entriamo un po' nella SARS velocemente. Non so quanti di voi, e io ne faccio pubblicità, hanno letto il libro Spillover di Quan Men, che è uscito in Italia nel 2014. Comunque, se uno vuole un minimo rovinarsi il fegato, se uno vuole farsi un'idea di cos'è sta pandemia... deve risalire all'origine. Un libro che io gli avrei dato il Pulitzer è questo qua, a me, in quale, come tutti gli americani ossessivi, fa un'inchiesta durata 6 anni nei luoghi pandemici. Parte baracca e burattini, mia moglie mi aveva preso calci nel sedere, dopo mi sarebbe arrivato già al secondo mese, ma diciamo il primo, senti cocco bello, cioè bello no, ma cocco, resta pure nel Congo a farti i cavoli tuoi, eccetera. E quindi Quan Men cosa va a fare? A cercare nei luoghi dove sono scoppiate certe epidemie e in particolare l'epidemia SARS, che non è solo il 2, pensate che la prima che viene a descrivere è a Brisbane in Australia, dove dei cavalli super di razza crepavano di polmonite e tutti a scervellarsi, tra l'altro crepavano anche i veterinari che andavano a fargli l'autopsia. Di polmonite brutta. E poi hanno scoperto che loro pascolavano sotto gli alberi dove defecavano certi pipistrelli, eccoli il coso. Ve la faccio semplice, comunque Brisbane sono riusciti ad arginarla, poi si è spostato in altre zone dell'Australia, poi in Africa, bla bla. Quindi questo tipo di epidemie c'era già. Pensate che stiamo parlando di anni intorno al 2000, a un certo punto un anno in Congo sono morti tutti i gorilla, tutti di polmonite bilaterale come noi umani adesso, tutti. Se ne sono accorti per quello, perché tutti quelli che seguivano la strage, una strage. Allora i ricercatori del CDC di Atlanta in Inghilterra, perché non sono tantissimi i centri abilitati a studiare questo tipo di virus, anche perché lì devi poi andare devi avere i ceppi, no? Morivano andando nel villaggio dove si era sparsa la polmonite, morivano. E allora, se vi leggete Spillover, io trovo che è meglio che un giallo, un thriller, perché è veramente un thriller di quelli che non vi fa dormire. Sì, ma io sono ansioso di leggere i suoi libri, ma adesso ne parleremo, dopo questo shock di oggi. Comunque, leggetelo. Voglio dire, a proposito di questa pandemia, quei centri che poi saranno una decina in tutto il mondo, Oriente e Occidente, che studiano i virus, hanno centinaia e centinaia di virus. E facciamo le corna, si aspettavano molti che partisse l'Ebola. Se partiva l'Ebola eravamo fregati. Poi è partita la prima SARS nel 2003, vi ricordate? E lo chiamavano... Next Big One,
Big One, Caput. E lì, facendo le processioni San Gennaro, non so cosa, è partita ma non è partita. Quindi non si aspettavano che partisse un'altra variante della SARS, capite come hanno detto tutti, facciamo il segno di croce ed è andata, buona la prima. Mannaggia, mannaggia, 2019 schizza il SARS-2. Chiaro? Quando si dice, così spazzo le cose, ah ma questi vaccini non sono sperimentati, leggete questo libro, poi potete andare nelle riviste specializzate, ovviamente questi centri che studiano i virus, anche per ragioni militari e altre robette, perché capite bene che un terrorista o uno Stato canaglia, si dice, butta una fialetta di Ebola e siamo panati. Quindi cosa studiano? Con miliardi di dollari studiano che cosa? I vaccini. Se ci fosse un qualcosa, ma studiano, perché il vaccino va a sistemarsi contro gli antigeni specifici. Quindi l'idea che ci sia la medicina preventiva, ma sarei il primo a volerla, ma la medicina preventiva è come un big candy, cioè un grossa caramellona, ma però questi sono specifici, no? Bon. Quindi già preparavano i vaccini, per un conto avere i vaccini pronti per un certo tipo di ceppo e averne, che ne so, 1000 fiale, se il giorno dopo te ne chiedono 1 milione di fiale, voi cosa fate? È quello un aspetto. Comunque, in poche parole, quando avviene adesso, venendo alla SARS, possono esserci pazienti asintomatici o poi aucisintomatici, quelli che se la cavano. E questi qui si è riscontrato, non entriamo nei particolari, poi lì sotto ho citato un articolo di Nature particolare che è di adesso, attenzione, di luglio del 2021, quindi un aumento dei linfociti B, adesso non sto a spiegare, ma è molto importante perché hanno le difese di primo livello attivate. Quelli gravi che vanno a finire in rianimazione hanno una concentrazione molto più alta, questa è scienza, per cui o la neghiamo o la dobbiamo ammettere, no? Hanno livelli bassi di linfociti B e molto più alti di cellule tipo i monociti e i linfociti T killer. Questo crea una enorme infiammazione, ok? E da cui nasce la polmonite. Brevi concetti finali sull'immunità, ci sono delle immunodeficienze, cioè ognuno nasce come nasce, ci sono quelle genetiche e ereditarie e quelle acquisite. Naturalmente ci sono dei fattori come l'alimentazione, la subnutrizione, e questo è un problema enorme, l'alcolismo, l'uso di droghe, tutta roba che incide sul sistema immunitario. Non è figo dirlo, però è così. Quindi capite che quando si parla di immunità e anche genericamente in televisione, ma tu conosci quell'individuo, gli usi, i costumi che ha, ma non per leggergli che me ne frega meno che zero i suoi fatti personali, però a livello medico non puoi metterlo sullo stesso piano, no? Perché io che ho la panza, che Olga mi sgrida tutti i giorni, che ho la panza, è chiaro che è diverso che il palestrato che è allenato tutti i giorni si fa 20 km di corsa. Eh beh, certo, avrà delle influenze, compreso sull'immunità, che mi piace o non mi piace. Quindi le immunodeficienze acquisite, per esempio io ho citato prima la neutropenia. La neutropenia c'è in una percentuale di bambini, quindi già quelli gli manca una difesa. E poi l'AIDS, tumori. Tumori è abbassano. Brava, quello ci arrivo dopo. Quindi ci sono un sacco di circostanze. Quindi il sistema, vi faccio ancora un cenno di una cosa che tutti i giorni sentite, per cui non vado nelle cose, l'autoimmunità. Tararadan. Io ho l'autoimmune, cosa? La tiroidite autoimmune. Trovatemi uno che non ha la tiroidite autoimmune. E allora tutti che parlano di autoimmune, cos'è l'autoimmune? Cosa si parla di autoimmune? Allora la risposta autoimmune, direi che tutto è autoimmune, ok? Oggi nelle malattie croniche diffuse qua. Quindi nella risposta la cellula normale va bene, quindi ha dei fattori di riconoscimento ben precisi,
ma può presentare invece una variazione contenente delle sequenze di pochi amminoacidi, pensate 8, 11, bastano, che è una roba piccolissima, pensate che gli amminoacidi compongono i geni, i cromosomi, quindi una roba ultra piccola, che sono variati. Questo è sufficiente per cui il corpo riconosce non self e comincia a creare infiammazione e difesa, ok? In poche parole, ho fatto degli esempi. Uno è la tiroidite autoimmune di Hashimoto, cioè lo struma tiroideo. Ditemi quale voi potete... Perché? Perché tra l'altro c'è molto iodio 131 radioattivo in circolazione anche dopo Chernobyl. Quindi basta quel piccolo cambiamento, una molecola di T4, tiroxina, che basta che cambia uno dei quattro iodi per molecola, quello vibra, diciamo, mettiamola così, che cambia la posizione e non viene riconosciuto più dal corpo. E quindi, quindi la tiroide fa uno sforzo pazzesco, diventano dei noduli, gozzi, eccetera, eccetera. E può distruggere la tiroide o la rende inefficace. Poi l'artrite reumatoide è un altro caso, la psoriasi, il diabete, le placche arteriosclerotiche, insomma ce n'è per tutti i gusti. Quindi se voi facciamo il salto al sistema nervoso centrale, tutto questo ha bisogno di un hardware, e siccome il cervello, la sensazione del sé, qui entriamo nello psichico, psicologico, e il regista di tutta la baracca, cioè nulla succede che non sia... Quindi questa è un'immagine bella perché fa vedere come le cellule del sangue in basso o i neuroni, che sono rappresentati da quelle cose con l'energia elettrica, diciamo, quelle cose sono sempre la stessa cosa, è sempre lo stesso sistema. Quindi un sistema bioelettrico, elettromagnetico, quantistico e fisico. E quindi oggi si parla di pnei, che vuol dire psico, neuro, sistema nervoso centrale e periferico, endocrino vuol dire ghiandole, non c'è più un confine, i preormoni encefalici, quelli dell'ipofisi e dell'epifisi, sono già cellule immunitarie, quindi talamo, ipotalamo, ipocampo, e agiscono regolando questa cosa. Questa è una curva classica studiata negli anni 60 da Hans Seli, per cui lo stress, e chi è che non è? Però c'è uno stress buono, si chiama eustress, che fino a un certo punto ti tiene svicio, se no sei ok? Ma non è tanto e sono le cellule che sono, perché se le cellule sono troppo mosce, non hanno una risposta pronta. Quindi i tre fasi dello stress sono stress acuto, e vuol dire che ho avuto un dispiacere, una delusione oggi, e poi la riesco a elaborare. Poi lo stress cronico si stabilizza e quindi stimolerà certi ormoni e anche le difese. E poi c'è l'esaurimento. L'esaurimento dello stress vuol dire che siamo... E quello esaurito. Certo, esaurito. Purtroppo l'esaurito non sa che è esaurito e crede di essere sempre non esaurito. Sì. Quindi c'è lo stress acuto, lo stress cronico, che muovono ognuno di loro un sacco di ormoni. Quindi, ecco l'individuale e la base di questa chiacchierata. Perché tutto questo è un discorso generale, ma in realtà bisogna andare sull'individuale, ultra individuale, perché ognuno è un'entità a sé. Allora, vi cito solo dei libri, per esempio questo libro di Bateson, il Verso necologia della mente, chi l'ha letto sa benissimo di cosa parlo, è molto interessante perché ci approfondisce, passiamo da quello che sono la difesa immunitaria e i virus e tutta la baracca, a chi sono io. Un altro libro molto interessante è quello di Dossey, ma presento degli autori più dei libri, e quindi lui ha studiato i processi di guarigione collegati anche con la preghiera, la spiritualità, o comunque io dico l'arte, perché l'arte è come una preghiera. E c'è anche Oshman che ha studiato questi fenomeni, tutta gente, e che aggiunge un tassello alla medicina, diciamo, energetica. Cosa ci dice? Quello che ho detto prima, che ogni cellula è regolata. Cioè, dal computer vostro non è che spunta Minnie e Paperino,
Perché spunti mini paperino devono essere stati programmati. Quindi il cervello è in collegamento con ogni cellula, direi che ogni cellula è un cervello. E poi c'è il direttore d'orchestra, per cui Riccardo Muti della faccenda è quella roba che abbiamo qui, che crediamo che sia tanto intelligente, lo è per, intanto per le funzioni basali e poi anche per quelle elevate. Oggigiorno si parla di medicina quantistica sotto tutte le forme, e quindi ci sono delle pratiche, e le pratiche sono molto spesso prese dall'Oriente, ma ci sono anche pratiche occidentali. Si parla di guarigione spirituale, io dico di psicologia, perché poi la psicologia si declina in mille maniere e qui lo sapete meglio di me. Ma poi il salto con Wheeler, e qualunque decisione, qualsiasi scelta, qualsiasi sensazione dà degli effetti su tutta la catena. Per esempio Fisica dello spazio-tempo è un libro interessante. Qui parlo di un amico, Silvio Saccani, qua presente, lo conosciamo bene, che è interessante anche per voi psicologi, per intanto è uno psicologo. E Gioacchino Pagliaro ha fatto delle grosse esperienze, forse le più importanti, nelle AS dell'Emilia Romagna, e a me piacciono molto gli emiliani. Perché? Che pensate che all'ospedale Bellaria, e lì l'abbiamo conosciuto noi, con gli oncologici, ha inserito nelle AS di tutta Bologna e lì in particolare la meditazione. La meditazione e le pratiche orientali nel malato oncologico. Qua ce le sogniamo, Marameo. In ogni caso lui... Sì, adesso fa figo parlare di mindfulness. La gente va, vabbè, è un cocktail, io rispondo un cocktail, ma non c'è il tuo barista, poi sono convinto che vanno al bar e dicono mi dai un mindfulness, l'altro. Siamo a quel livello. In ogni caso qua stiamo parlando di cose sofisticate, no? E la gente è più basale, no? Cioè, capite che con Albano e Romina Power, no? Quindi... Siamo l'attivismo quantico europeo, un po' non esattamente il Festival di Sanremo, ma è la sintesi di quello che ho detto prima. E Gioacchino, qui in questo bellissimo libro, che consiglio a tutti, fa esattamente il ponte con i riferimenti ai fisici, il ponte tra la psicologia e l'immunologia. Tra l'altro Goswami, che viene ai suoi congressi, è molto interessante. Il rapporto che ho da anni, e lo abbiamo anche sì, con Gioacchino Pagliaro è molto interessante, perché apre dei è un fronte molto avanzato. Per esempio ci ha fatto un congresso a Bologna a giugno, io ho parlato del placebo, la semantica dell'effetto placebo. Capite? Quindi fisica quantistica, solo una cosa, poi David Byrne, cosa dice, che è massimo scienziato di questo settore, ti dice, dimentichiamo di credere che non so un grattacielo e cemento e ferro, ma la molecola, la solidità del ferro è costituita al 99,999 periodico da vuoto. Allora io quando immagino il corpo umano, immagino le saghe fantascientifiche interstellari, cioè immaginiamo un momento, aprite la mente, che la mente stessa, immaginate che è il cosmo e che le nostre cellule è la stessa cosa, così nel macrocosmo e nel microcosmo, già lo sapevano gli alchimisti, quindi in realtà il nostro corpo è fatto di vuoti. E quindi immaginate l'elettricità, le piccole energie, la fisica quantistica, la natura dell'uomo è stata studiata Schroeder, che qua c'è il salto dall'individuale al cosmico, cioè che noi siamo una cellulazza, un virus vagante in mezzo all'universo, ma noi ci crediamo, grazie al principio di individualità, chissà che cosa, dei piccoli dei, dei piccoli Schwarzenegger, e invece siamo una cellula, tant'è vero che dopo tot anni chiudiamo baracca e ci trasformiamo in polvere, no? Comunque, l'ultimo salto che vi faccio fare è interessantissimo, che oggigiorno a livello quantistico, medico, cellulare, si studiano le frequenze delle cellule e del sistema immunitario e si spera di applicarle. Qui ci sono degli esempi con le note musicali, ma l'uomo più avanti qui, e l'ho conosciuto, il nostro amico Carlo Ventura dell'Università di Bologna, pensate che ha scoperto che le cellule cardiache e altre cellule immunitarie
hanno delle musiche, cioè in realtà vibrano e si possono correggere queste turbamenti d'onda. Pensate cosa vuol dire. Lui lo faceva in America, lo faceva nei dipartimenti di biologia molecolare, a Baltimora e in altri istituti, e poi naturalmente non fa tanto pubblicità, soprattutto alla ricerca dei fondi, una medicina che lavora poi sulle onde. Capite bene che non lavora più sui farmaco. Quindi se comincia a lavorare a quel livello lì, diventa un problemino sponsorizzare. Quindi sponsorizziamo i musicisti, bon, chiuso. Quindi il concetto di malattia solita è salute, è quello che è l'assenza di malattia, il concetto diciamo popular, malattia, c'è quella malattia, anche mentale, psicoterapia, devi curare quella malattia, devi avere l'etichetta, quello lì è bipolare, bla bla, quello è un ossessivo, in realtà è tutta un'altra cosa più complicata. Ho chiuso, difatti queste sono aggiuntive, un esempio di applicazione. Non voglio dire niente, non faccio pubblicità, è l'omeopatia, l'omotossicologia e sono per esempio i fiori di Bach, dove il dottor Bach attraverso dei fiori cosa cura? Che è l'armonia di noi con noi stessi e l'ambiente. E quindi colleghi le emozioni profonde alla metafora medica dei fiori. In omeopatia si fa la metafora dei sintomi fini, ha un certo rimedio. E quindi con questo vi ho veramente fatto uno zuppone, vi chiedo perdono per la lunghezza, ma la materia era... Non pensare di liberarti subito così, Ma che applauso, ma non mettetevi in imbarazzo. No, no, infatti, grazie, però non pensare ancora di liberarti. Ma insomma, qualche minuto ce l'abbiamo, lo sfruttiamo ancora. Ma siamo qua. No, intanto... Non credevo di avercela fatta in qualche minuto ancora. Intanto volevo, come dire, ringraziarti per un po' per tutto, direi, per tutti questi stimoli e proprio raccoglierei forse un paio di stimoli in particolare, ma ne potremmo raccogliere molti altri. E, intanto, vabbè, grazie di questo, mi viene da dire assist. No, ti dico una cosa specifica, assist di questa finale in cui dici la psicoterapia non è, o comunque c'è psicoterapia e psicoterapia, non è detto che sia per curare un'etichetta, una diagnosi. Allora questo mi sembra che per andare avanti nella settimana di Robe da Matti sia bellissimo, no? Dire che una cosa è parlare di sofferenza, di salute, di benessere, malessere, di relazioni, una cosa è parlare di malattie, di etichette, quindi direi che insomma sei entrato nel nostro campo con grande competenza e centrando il punto anche di tutto questo incontro all'interno di Robe da Matti. E poi volevo riprendere due punti, uno sulla quando prima parlavi e hai fatto l'esempio della stampante in 3D, no? di come si prepara un tumore o qualsiasi altra cosa e come poi arriva l'espressione, ecco tutto quello che poi chiamiamo la medicina funzionale, chiamiamola comunque, però tutti gli aspetti clinici appunto di malessere o di sofferenza che non hanno ancora un'etichetta, vedi, torniamo all'etichetta, quindi per la medicina più o meno ufficiale non esistono. E quindi noi psi ci troviamo poi di fronte alle cosiddette malattie psicosomatiche che ci vengono inviate dai colleghi semplicemente perché non hanno trovato che cosa c'è dietro e quindi tutta quella fase di preparazione viene completamente trascurata, viene completamente non considerata. Quindi è importante invece considerare tutti gli aspetti somatopsichici e questa continua interazione e preparazione o dello stare, come dicevi tu, il meno male possibile, oppure di qualche cosa che invece davvero è in preparazione della malattia. Quindi credo che questo sia veramente un punto centrale. E un altro punto centrale, ecco, non un punto, ma tutta la sequenza, veramente grazie a me personalmente, ma credo anche alle altre persone, è piaciuto molto come sei riuscito a dare una costruzione scientifica, anche se giustamente semplificata, per arrivare a una complessità, e tu dicevi prima quando ci preparavamo quasi a un delirio, no? Perché hai parlato di frequenze, di fisica, eccetera, dandogli invece un forte contenuto scientifico. E quindi
quindi eliminando quella doppia semplificazione possibile, o di dire ma sì, siamo solo fatti di carne, no? E non di vuoto, insomma, uno taglia qua, apre di là, insomma, si capisce, e neanche l'atteggiamento New Age di a un certo punto balzare senza nessun tipo di competenza di sequenza a degli aspetti un po' metafisici che niente hanno a che fare, no? Poi con la medicina. E quindi credo che questo sia veramente prezioso, davvero. Tra l'altro domattina tu hai nominato anche il vaiolo, il vaccino del vaiolo, domattina avremo un incontro online proprio su pro e, che si intitola pro e contro del vaccino, però non si parla del Covid, ma si parla appunto, è uno storico lo fa, si parla del vaiolo, quindi è anche, come dire, un'introduzione a nuovi eventi. Detto ciò, chiederei se c'è una domanda, non credo che abbiamo tempo di più, però una domanda magari. Vi prego. Il siluro, temo sempre il siluro dell'ultimo minuto. No, con questo vi invito alla domanda, anch'io accetto. A proposito, intanto che loro pensano alla domanda, ma appena c'è, cioè, secondo me, ma lì è una sensibilità che dovrebbe essere addestrato a chi si occupa della salute umana, cioè delle scienze dell'uomo, solo che adesso si tende a fare robot, fra poco Bezos ci farà il medico robot e quindi siamo a posto. Quindi, no, voglio dire che è un'attitudine che anche nei medici, io ho notato che al posto di fomentare la lotta frontale medici, tutti i medici che lavorano con l'individuo, soprattutto quelli adulti, quelli che hanno superato i 18 anni, vale dire i quarantenni in su, se sono informati, sono attenti a queste cose, ma sono affascinati. Io ho visto tanti medici che sono stati grandi primari, professori, settantenni, oltre settantenni, che sono venuti a delle conferenze così o a delle lezioni, diciamo, che vanno dalla psicologia alla medicina psicosomatica. E hanno detto, ma avessi scoperto questa malattia, ma certo che non è che con quello non l'operava di appendicite, siamo scemi, se no finiva. Ma nulla vieta, secondo me, al medico di non essere un deficiente con la pericena e approfondire dei temi, no? A patto che abbia un atteggiamento umanistico, perché se non ha un atteggiamento umanistico fa una repressione continua di sue, tra l'altro, sofferenze, perché operare tutto il giorno nel sangue, io facevo chirurgia all'inizio per 3-4 anni, operare tutto il giorno, io trovo che quel burnout proprio gli dà un impatto umano tremendo, ma anche il prescrivere medicine tutto il giorno a go-go e non avere voglia di scoprire il mondo dei cartoni animati dell'immunologia genetica, ma gli manca Roger Rabbit, è un problema serio. Prima o poi lo. Cioè. Hai preparato il siluro, insomma. No? Sistema. Però invece vedendo che lei fa parte anche della commissione dell'Ordine dei Medici, volevo chiedere, ma che speranze abbiamo per il futuro? Nel senso che ci sia, che si faccia un po', si cambi un po' paradigma. Noi nella psichiatria siamo veramente devastati da un paradigma unicamente organicista, no? Che non è attento alla persona, no? Cioè, poi noi appunto lavoriamo con le storie, con le narrazioni delle persone, no? E se non c'è quell'attenzione lì, appunto, lavoriamo solo sulla bestia, no? E bon. Ma volevo sapere qual è lo stato dell'arte, l'apertura. Dico questo perché ho sentito, intanto volevo citare anche un famoso psichiatra, Allen France, che è stato presidente della Società Americana di Psichiatria, che è quella che è detta legge in tutto il mondo, no? DSM-5, questo giorno dopo che è andato in pensione
il giorno dopo ha pubblicato un libro, Primo non curare chi è normale, dopo aver messo le diagnosi di ADHD, insomma tutte queste diagnosi tremende sul DSM-5. Dopo aver prodotto Kurt Cobain. Esatto. Ecco, però voglio dire, che speranze abbiamo? Cioè, e quale potrebbe essere come una... un movimento, un sistema per allargare, perché appunto noi facciamo settimana della salute mentale, insomma abbiamo tante alterne fortune, momenti, insomma come vediamo oggi la partecipazione è stata un po' scarsa, no? Cioè come possiamo essere più incisivi per favorire alcune svolte, alcune aperture, adesso non dico cambiare un paradigma, ci vorranno secoli, però qualcosa. Allora, non ho la risposta a una cosa così. Intanto noi... Ciao, grazie di essere venuti. No, io penso una cosa, che per esempio per l'ambiente medico, noi abbiamo una commissione medicina non convenzionale che racchiude le anime dall'agopuntura, gli omeopatici, eccetera, e antroposofici, ayurvedici. Intanto se potessero eliminarci sarebbe un dono. Saremmo contenti. Sì. Però ci siamo. Ma però c'è un però, ci siamo. Bisogna che i giovani, ma i giovani non giovanissimi, ma i giovani non perdano una cultura di un certo tipo. Il problema è la perdita della cultura, perché siccome siamo trasversali, e per esempio io conduco dei gruppi di lettura sulla editoria indipendente al Circo dei Lettori dalla fondazione del circolo, quindi sono un medico già possibilmente da eretico, ma non sono eretico, cioè quanti libri leggono i medici, sono cosa sanno della psicologia, perché io tutti i giorni cioè il coccolone che becca, stamattina sentivo un collega, mi ha detto quello lì è stato male dopo il vaccino, ha avuto un incidente stradale, quindi sai, si tratta, è un problema psicologico. Io lo guardo e dico, ma forse è un coccolone emotivo, non è pur sul piano psicologico, no? Cioè, non, è una questione di cultura. Allora, io credo che studiando la cultura degli ultimi due secoli, tre secoli in Europa, è andata sempre ondulando. Ci sono stati dei periodi felicissimi, per esempio all'inizio del Novecento, Freud, non parliamo della scuola di Vienna, ma c'era anche la Bauhaus nell'arte, che erano dei filosofi, dei pensatori, dei poeti, gente che magnifica, come scrive. E c'era l'antroposofia da Steiner, e c'erano tanti movimenti spiritualistici, e così non erano dei cretini, e hanno creato delle cose magnifiche. Poi c'è la decadenza, la guerra c'è stata, che è la distruzione totale, poi c'è stata una ripresa delle arti. Oggi siamo, scusate, in una di quelle fosse delle Marianne dal punto di vista culturale. Questo discorso che noi siamo qui, ma se vai a vedere una trasmissione qualsiasi demenziale, perché poi il mainstream è demenziale, ma è demenziale a livello di letteratura, di arte, e qui abbiamo un artista vera, la medicina, allora è un combattersi a bande. Quindi anche parlare dei vaccini, no? Ormai è un combattersi, ma i discorsi fini non importano nessuno. Quindi la nostra battaglia, se ce n'è una, è quella di aprire le menti e il cuore ad aspetti umani, che poi vanno dal microscopico dell'immunità allo spirituale, all'arte, passando attraverso la psicologia. La psicologia non la puoi improvvisare, devi maneggiarla, cioè tutti i giorni devi avere a che fare con l'individuo. Se c'è una rimozione, sa, ti do la pillola, ma la produzione, la vendita di psicofarmaci, abbiamo idea tutti, noi l'abbiamo idea. Allora la lotta che si fa anche dal nostro fronte è quella di non eliminare la medicina, siamo mica deficienti, ma di ridurre il carico automatico, a mio parere, delle terapie standard. E cioè quello lì ha un disagio, cioè prende
l'ansiolitico, poi l'antidepressivo, così. Ma se gli parli assieme, poi ovviamente superato un certo... Io personalmente li dirigo, li invio agli psicologi professionisti. Poi c'è anche da dire una cosa, che in Italia non c'è molta propensione per la psicologia. Io ho notato questo, sarò un cretino. No, ma io parlo proprio se noi non abbiamo in Italia, non avevamo nemmeno un corso di laurea in psicologia, abbiamo avuto per secoli psicologi che erano dei pedagogisti in realtà, no? E quindi insomma c'è stata un'evoluzione lenta, no? Nella formazione eravamo molto in ritardo, così come non c'è formazione psicologica all'interno dei... Io non vorrei turbarvi, ma credo che dobbiamo chiudere. Vabbè, comunque è un discorso lungo. Allora, io difendiamo una certa cultura. La mia idea è questa. Punto. Vabbè, questo è ovvio. È un fatto di cultura. Lui non lo sa ancora, ma è così. No, ma voi ragazze, io lo sapevo che a un certo punto... Oh, sono tutte donne, va bene, sono felice, un po' sono anch'io donna, mi sono sempre sentito fino da bambino con un'indole abbastanza femminile. No, mi fa disonore perché là fuori sono tutti palestrati. Va bene, ancora grazie davvero. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie. E seguite gli eventi nei prossimi giorni.